Per una serie di ragioni ho vissuto come tutti, come molti di voi, questa esperienza così accogliendola come un'iniziativa inevitabile, insomma, no? Però non sono stato uno dei protagonisti di questa scelta. E mi sembra che non ci sia nulla di rivoluzionario, ma di civile. Semplicemente c'è un mondo, non un mondo che è prezioso, che è quello del cinema, che rivendica la possibilità di avere un quadro, no? Che valga per qualcosa di più di qualche mese. Ogni mese c'è qualche soluzione, poi questa soluzione viene smentita dalle decisioni improvvise, dalle voglie, dalle inquietudini dei nostri governanti. E mi sembra che sia stato dimostrato tante volte che allo stato attuale ogni euro che viene investito nel cinema produce per lo Stato un'entrata di 3,5 euro, quindi che lo Stato ha un vantaggio economico a stimolare la produzione di film e di tutto quello che ha a che fare anche con la fiction. Allora, tutto questo non ha niente di rivoluzionario, ma come dicevo, di civile, però credo che si sia toccato un po' il fondo in questa specie di incompetenza, indifferenza, con un ministro che non si sa bene se si occupa effettivamente della cultura, dello spettacolo in questo paese. E come si fa a far sentire di più la propria voce questa giornata? Il senso profondo? Il senso profondo è di far capire che questa battaglia non è una battaglia che riguarda solo alcune categorie come quelle degli autori, degli sceneggiatori, però che il mondo del cinema nel suo complesso è danneggiato. Il mondo del cinema nel suo complesso sente questa catena di solidarietà che non è soltanto ideale ma che è concreta, perché si dipende tutti l'uno dagli altri, no? Quindi quello che accade a livello appunto di legge eccetera va a toccare le maestranze, gli attori, i giovani disoccupati del mondo del cinema, i tecnici, gli artisti, insomma tutti quanti. Poi il discorso di che tipo di cinema fare, se i film sono belli, brutti, bisogna porre le condizioni generali perché in cui gli operatori possano agire nel modo migliore, nella trasparenza, nella possibilità di accesso da parte di tutti, questa è la cosa importante, però bisogna costruire il minimo, diciamo che questo paese ha bisogno di un minimo. Ognuno ha bisogno di un disegno minimo su cui poter, un orizzonte minimo su cui poter iniziare a fare delle cose, a lavorare, altrimenti uno fa un film e non sa nemmeno in che contesto fa questo film, con quali possibilità di ottimizzare lo sfruttamento economico e tutto il resto. In due parole non è facile, però è evidente che il discorso generale è che questi tagli al cinema si inseriscono in un quadro molto più ampio, che sono i tagli alla cultura in generale, quindi anche al teatro, al balletto, alla lirica e alla ricerca, alla scuola, all'università, insomma è una situazione che... Proprio contrariamente a quello che dice il nostro ministro delle finanze, cioè che la cultura non sfama i cittadini, cioè mi sembra proprio la macroscopica dichiarazione di inversione di causa con effetto, cioè proprio l'investimento sulla cultura, sulla ricerca, sulla scuola, sull'università che permettono a un'intera collettività di avanzare e quindi anche di svilupparsi economicamente. Tagliare in cultura, in ricerca e istruzione significa condannare un'intera collettività al declino ed è quello che stiamo vedendo ormai in tempo reale sotto i nostri occhi. Il senso di questa protesta è quello di reagire, la reazione è quello che proprio manca in questo paese da tutti i punti di vista. È il momento di invertire questa tendenza e
di porre fine. E per voi produttori in questi ultimi anni la situazione come la colloca rispetto a 10 anni fa? Io trovo un clamoroso paradosso, che è questo. Rispetto a 10 anni fa il cinema italiano ha recuperato in termini di rapporto con il pubblico e quindi anche il numero di rapporto tra il pubblico italiano e il cinema italiano, nel senso di quota di mercato del cinema italiano, ha guadagnato in talenti, parlo di registi, sceneggiatori, attori, e ci metto anche produttori, ha guadagnato in termini di esportabilità e quindi riconoscimento internazionale, non parlo solo di festival, di premi vinti, parlo proprio di film italiani distribuiti all'estero e della credibilità che ha riacquistato il cinema italiano. In questo, che sembra il quadro perfetto appunto di un cinema assolutamente in ripresa, perché basta con questa litania del cinema italiano in crisi. Il cinema non è affatto in crisi, quello che è in crisi è un sistema di mercato, di finanziamenti, e quindi il paradosso è esattamente questo: il momento di maggiore splendore, secondo me, negli ultimi 25 anni del cinema italiano, ci ritroviamo alle prese con una carenza di possibilità finanziarie che ridurrà il nostro cinema alla stregua di cinematografie inferiori, e andrà a colpire necessariamente quelle che sono le basi proprio di quello che è stato il rilancio adesso del cinema italiano, cioè le basi di ricerca e innovazione che fanno in modo che poi dei talenti nuovi emergano e si impongano l'attenzione internazionale. Faremo degli ottimi film commerciali per il nostro mercato interno, perché la situazione del mercato e della situazione finanziaria rispetto al cinema italiano soltanto questo riuscirà a produrre.